Dottor Wisp, ancora un'altra puntata, ancora un approfondimento che e tanti atleti mi chiedono su argomenti veramente di, di dominio pubblico, ma direi anche di, di difficoltà pubblica. Io ringrazio il dottor Carlo De Luca, che questa sera è il nostro dottor Wisp. Ringrazio io voi. Specialista in ortopedia e traumatologia, dirigente medico dell'ospedale civile di Pescara. Quindi, dottore, come abbiamo detto anche in altre puntate in cui sei stato nostro ospite. Praticamente il tuo quotidiano è fatto dei problemi sì. che attanagliano tanti di noi. Decisamente. Questa sera parleremo di fratture e lussazioni. Problemi importanti, che però potremmo già cominciare col dire nulla esiste di irrisolvibile. Assolutamente no, si curano, si curano bene, si ritorna all'attività di tutti i giorni, all'attività sportiva. Quindi non bisogna. La domanda è banale. Lasciarsi troppo. Arresto. Però io per primo. Sono a chiedere, ma qual è la differenza fra la frattura e la lussazione? Sì, allora la frattura è l'interruzione della continuità di un segmento osseo. E quindi, quindi, eh, la rottura? La proprio. rottura, per indicare con un termine più semplice. E la lussazione invece è la perdita di contatto fra due segmenti articolari, quindi la lussazione della spada, la lussazione... Eh, può avvenire al gomito, al polso o quant'altro. Quindi potremmo dire che quando sentiamo dire se ne è uscita la spalla... Allora stiamo parlando di una lussazione che è esattamente indicata in questa slide ed è una delle lussazioni in assoluto più frequenti ed è una delle lussazioni che dà, a, fra virgolette, più dispiaceri. Nella slide abbiamo un elemento a sinistra, un elemento centrale e un elemento a destra. A sinistra è l'articolazione della spalla in condizioni ottimali. L'elemento centrale è una cosiddetta lussazione anteriore che è quella più frequente e l'elemento a destra è la cosiddetta lussazione posteriore che è una lussazione poco frequente e molto insidiosa. Ma dalla, dalla slide praticamente vediamo che la spalla veramente fuoriesce. Esattamente, la spalla fuoriesce completamente ma come tutte le lussazioni, eh, però nella spalla e nell'anca eh, devo dire che... Ehm, il fenomeno lussativo all'uomo comune eh, ha una valenza di maggior cruenza. Eh, già, per esempio, la lussazione che avviene tranquillamente eh, in un dito non dà questa sensazione di cruenza e eh, di durezza come nella spalla o nell'anca. Ma nel momento, in, nel momento in cui la spalla si lussa. Sì. Io... Perdo il, la possibilità di utilizzarlo. Nel momento in cui la spalla si lussa, lei non riesce più a utilizzarla, ha un dolore lancinante importante, ha un'impotenza funzionale completa e si possono associare, eh, grazie a Dio, raramente, ma ahimè accade anche, eh, altri sintomi collaterali. Molto importanti legati a danni a strutture che passano vicino all'articolazione, nervi e basi. Io raccolgo diciamo, anche la, la voce dello sportivo, ma è vero che esiste una manovra. La, che ci permette immediatamente di far rientrare questa spalla? Sì, eh, esistono diverse manovre, eh, ce ne sono diciamo, due le più utilizzate, eh, sono manovre dall'esterno, cioè che si eh, ottengono muovendo l'arto in determinate maniere fondamentalmente adduzione e rotazione esterna, eh, eh, reinserimento della spalla con la rotazione interna, però beh, parliamo, così è banalizzato. Parliamo di persone che conoscono esattamente esatto. la tecnica esatto. per effettuare queste esatto. manovre, Io diversamente dire... cosa consigliamo? Ecco, eh, mi fa una domanda che mi fa a cui mi fa piacere rispondere, non consiglierei mai eh, l'autodidatta. Eh, sono manovre molto delicate che noi eh, specialisti del settore operatori facciamo quasi mai da soli, sempre dopo aver visionato un radiogramma. E eh, con la massima cura e con la massima attenzione nella misura della manovra. Eh, la prima cosa da fare è tenere l'arto per quanto possibile, rispettando il dolore del paziente, immobilizzato al fianco, eh, accompagnato con un foulard, sostenuto da un foulard, da una maglia. Basta rigirare la maglia per sostenere il gomito e ridurre il peso dell'arto, e quindi il dolore al paziente, e accompagnarlo in un pronto soccorso. Perché l'importanza della radiografia? Mi consenta di aggiungere questo? Sì, certo. Perché la frattura, si può eh, la, chiedo scusa, la lussazione si può associare alla frattura e sono due cose completamente diverse, cioè la lussazione semplice e la frattura-lussazione, estremamente più grave, manovre incongrue possono creare dei danni enormi. Anche perché una lussazione può avvenire, immagino, per un Via traumatica sì. per un colpo, sì, sì, al 100%. La lussazione avviene sempre per via traumatica, esiste anche la possibilità che ci sia la cosiddetta lussazione abituale. Ma arriviamo alla lussazione abituale in una storia naturale del paziente in cui, purtroppo, ormai ha fatto 4, 5, 6 lussazioni. Non, ha, non è ricorso a trattamenti chirurgici perché a quel punto non c'è altra via. E allora la spalla può entrare e riuscire con estrema facilità e anche a quel punto con traumi banali, altrimenti la prima fuoriuscita quindi la, il primo episodio illustrativo è sempre secondario a un trauma importante. Quindi eh, riproiettandoci nel mondo dello sport, sì. qual è lo sport diciamo, che ha la maglia nera in questo caso? Eh, anche qui eh, possiamo sgravare il nostro amato e, e aggravare gli sport di contatto. Assolutamente tutti gli sport di contatto sono mh, estremamente facilitati al trauma diretto e con il trauma diretto eh, e anche il trauma indiretto. Faccio un esempio, la rimessa laterale nella nel calcio oppure il lancio nel rugby, in determinate situazioni basta un piccolo trauma, basta un movimento fatto male, ci può essere questo fenomeno lussativo. Quindi generalmente sono più gli sport di contatto. In realtà coinvolge un po' tutti gli sport in cui l'arto superiore viene più sfruttato dell'arto inferiore. Se ho capito bene, in caso di lussazione non si interviene chirurgicamente? No, generalmente no, c'è una riduzione non chirurgica generalmente si riesce a fare a paziente sveglio e nei rari casi in cui il paziente non sopporta il dolore, non legato alla manovra di riduzione, ma legato alla presenza della spalla fuori sede, allora bisogna ricorrere alla cosiddetta riduzione di narcosi. In poche parole facciamo addormentare un attimino il paziente e rimettiamo dentro la spalla, perché se il paziente ha troppo dolore e non riesce a collaborare, la sua contrazione muscolare impedisce, eh, impedisce qualsiasi manovra. Diversamente invece credo sia per quanto riguarda le fratture. Certamente. Sono, magari si riesce a evitare l'operazione, ma in molti casi è indispensabile. In molti casi, purtroppo, è indispensabile. Ci sono anche casi in cui ci sono fratture che si possono trattare eh, senza la chirurgia, ma con il trattamento conservativo, e quindi l'immobilizzazione, apparecchio gessato, tutori, quello che sia, Ab quello che serve. Abbiamo un contributo che eh, ringrazio il nostro regista Gianni Dareo. Eh, che è molto chiaro per quanto riguarda i vari tipi di sì. fratture e le varie... Difficoltà che sì, queste vanno a sì, creare? Sì, esistono diversi tipi di fratture, eh, ma abbiamo portato diciamo due slide che possono aiutare. Eh, queste, per esempio, sono le fratture cosiddette articolari. Ecco, cioè che cos'è questo? Questo è la cosiddetta testa e collo del femore, Perfetto. quella che viene coinvolta a, a, nelle, eh, nei traumi all'anca, eh, che viene interessata dalle cosiddette conosciutissime fratture del collo del femore, patologie di eh, diciamo eh, di importanza quasi sociale nell'anziano, ma che ahimè eh, ha un'alta presenza anche nell'atleta. E eh, ecco, questa è una patologia tipicamente da contatto e non solo da gioco di squadra, ma anche da sport individuale, per esempio è una patologia molto frequente nel ciclista. Il ciclista subisce molti traumi all'anca, subisce molti dispiaceri all'anca e, per effetto delle, cadute, per effetto delle immagino, cadute che sono rovinose perché dalla bicicletta si traggono cadute rovinose, traumi cosiddetti ad alta energia, impatti importanti e fratture importanti. Queste sono le fratture del collo del femore. Abbiamo parlato non... dell'intervento immediato per quanto riguarda la sì, lussazione. Sì. Adesso lei ha fatto un caso proprio eh, estremo, sì. cioè la caduta di un ciclista sì. Che cosa dobbiamo e che cosa magari dobbiamo non fare sì. in quel momento? Eh, allora, la cosa importante è che nessuno si deve costruire un ruolo che non ha. Eh, le, potrei addirittura dire che anche io per strada mh, eviterei di fare manovre eccessive, proprio perché sì. eh, l'elemento più, eh, più importante in quei casi, eh, le due cose importanti da fare sono aiutare il paziente nel sintomo dolore, ridurre nei limiti del possibile la malposizione dell'arto e rimandare quando... Abbiamo le idee completamente chiare di quello che sta succedendo e di quello che ha riportato il paziente a ulteriori e successive manovre. Quindi, non farei niente di più che un'immobilizzazione semplice dell'arto, eh, una messa in sicurezza del paziente, inteso o farlo distendere, tranquillizzarlo se è possibile, se c'è la possibilità, dargli un antidolorifico e poi avviarlo eh, in un più vicino ospedale. Mentre poi bisognerà intervenire, normalmente per quel tipo di frattura c'è un intervento chirurgico? Sì, eh, su quel tipo di frattura ci sono diversi interventi chirurgici, fondamentalmente li possiamo suddividere in interventi di osteosintesi, cioè dove la frattura la possiamo ricomporre con degli elementi metallici, viti, placche chiodi, eh, perché la frattura ci consente la possibilità di ricomporre gli elementi naturali, sia per gravità di frattura, sia per sede di frattura. Quell'immagine prima del collo del femore ci consentiva mh, di dare significato a questo concetto, perché eh, ci sono delle fratture che non si possono ricomporre in quanto vanno a intervenire in zone dove non arriverà più sangue. Per certo. capirci, per semplificare il concetto. Allora a quel punto c'è la seconda strategia di cura, la protesi. Perché certo. la protesi non si mette soltanto per l'artrosi, ma si mette anche per frattura. Mentre certo. sulle ossa lunghe il discorso è completamente differente. Abbiamo pure lì una slide che ci può aiutare, eccola. E ci sono fratture, per esempio quelle più a sinistra, in cui possiamo immaginare, non diamo per scontato che quelle del femore in Toto. Tutto il femore, la parte bassa è la parte che concorre a formare il ginocchio, la parte alta è la parte che concorre a formare l'anca. Non diamo per scontato che sia il femore, però in generale una frattura come la vediamo nella porzione di sinistra della slide è una frattura che potremmo forse anche trattare dal punto di vista conservativo. Una frattura, per esempio, come quella al centro dove leggete, obliqua scomposta, non ha, altra, non ha altro destino che l'intervento chirurgico. Molto bene. La nostra è una trasmissione sempre proiettata al mondo dello sport e quindi la domanda è ovvia. Tempi di recupero e, e necessità, importanza della riabilitazione. È fondamentale eh, sia nella lussazione che nella frattura. Consideri che una lussazione di spalla va immobilizzata per una ventina di giorni. Rimossa l'immobilizzazione deve seguire un programma riabilitativo specie se Chiedo scusa, specie se il paziente è uno sportivo deve seguire un programma riabilitativo almeno, almeno di una ventina di giorni o un mese per ridare tonicità muscolare e per ridare sensibilità nel movimento. Alcune lussazioni eh, pagano maggior scotto di altre come l'esempio più classico è quello della spalla, eh, proprio perché per ragioni anatomiche non andranno più a recuperare le loro capacità contenitive di un tempo e allora per esempio l'importanza del recupero muscolare è determinante per ridare stabilità all'articolazione. Eh, per le fratture altrettanto, eh, consideri che ecco, una frattura di femore in un ciclista importante vuol dire dai 3 ai 6 mesi di stop. Quindi potremmo anche dire che una patologia del genere potrebbe pregiudicare anche la ripresa dell'attività. In alcuni sportiva. casi sì, per esempio una lussazione di spalla profondamente instabile ove non si decidesse per mille motivi di fare un trattamento chirurgico in un tennista vuol dire abbandonare la carriera, abbandonare completamente sì. quel tipo di sport. Sì, certamente. E questo sarebbe eh, sicuramente direi. una tragedia. Esatto. Laddove eh, viene la, pregiudicata la performance, però potremmo comunque consigliare una ripresa dell'attività sportiva. Certamente. Cioè, il tennista che non riesce a tornare ad alti livelli, però potrà comunque certo, giocare a tennis. Certamente, eh, su questo non ci piove. Ecco perché è importante che il tennista faccia una idonea riabilitazione per riprendere almeno un'attività dilettantistica tranquilla. Sono convinto che anche questa sera, ma soprattutto grazie al contributo del nostro dottor De Luca, abbiamo dato veramente una pillola a, e, e tante piccole, grandi informazioni a tutti i nostri telespettatori. Io li ringrazio, vi ringrazio anche perché siete sempre di più a seguirci e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi.